non c'è il rischio di sbagliarsi. Quindi un po' alla volta bisogna essere, diventare sensibili a tutto ciò che è sottile. E guarda, in questo caso, quanto ci aiutano le emozioni superiori, perché le emozioni superiori costruiscono i nostri corpi sottili. Vedi che poi alla fine tutto si unisce, eh? Nel discorso sempre tutto si unisce. Quindi tutto questo parte dall'affermazione che ogni emozione superiore costruisce qualche cosa a livello dei corpi sottili. E è importantissimo creare i nostri corpi sottili. Perché? Perché un po' alla volta si genera una coscienza che va oltre la coscienza terrestre. Cioè ci si comincia a risvegliare anche su un piano che è reale. Perché per entrare nel regno dei cieli, come dice Gesù, beh, non basta, non è che mi metto un paio di occhiali o che sforzo gli occhi, questo non può funzionare così. Vuol dire che devo guardare con dei sensi che sono in relazione ancora una volta. In relazione verticale con i sensi fisici, ma che funzionano in un modo completamente diverso. E anche questo è tutto un mondo da sviluppare. Tante volte ho parlato della chiaroveggenza, della chiaroudienza, della chiarotoccanza, che è una delle caratteristiche della logica spirituale, che consiste nel impossessarsi di una certa conoscenza come se la si potesse toccare. E quando si tocca qualcosa, da un punto di vista psicologico, significa che quella cosa è acquisita, completamente acquisita. Quindi c'è un certo tipo di ricerca spirituale che si basa sulla chiarotoccanza. Però questi sono sensi che si sviluppano grazie all'emozione superiore. Quindi ritorniamo alla tua domanda, Matteo, e cioè è giusto che uno chieda, ma se le emozioni superiori sono così importanti, se sono il segno che sto vivendo in uno stato di innamoramento, se costruiscono i miei corpi, se sono quel tesoro di cui Gesù parla, è la domanda importante. E cioè come fare affinché queste emozioni superiori non si sgretolino all'interno della personalità. La domanda adesso è un po' più chiara. Allora, come fare? Lasciato in speranza voi che entrate. È una frase della Divina Commedia. Perché? Perché fino a quando la forza della personalità è preponderante rispetto alla forza animica, non c'è niente da fare. La nozione superiore si sgretola e noi possiamo solo osservare per un lungo periodo di tempo, possiamo osservare. L'osservazione è importante, l'osservazione è il lavoro di base e l'osservazione l'abbiamo imparata dalla quarta via, l'osservazione di sé. La logica spirituale aggiunge qualche cosa, e cioè questa osservazione dello sgretolarsi delle emozioni superiori si capisce bene che è solamente una fase di adattamento, una fase di preparazione, perché in realtà l'obiettivo non è quello di osservare qualche cosa che si sgretola, ma è impedire questa cosa si sgretola. Allora, in tutta la prima parte si può solo osservare questa cosa e sembra un lavoro banale questo, dice, ah, va bene, allora prima ero innamorato, adesso non lo sono più. No, di solito le persone fino qua ci arrivano. Chi ha fatto un lavoro su di sé dice, sì, ieri ero innamorato, oggi un po' di meno, che non vuol dire niente, poi non vuol dire niente, però fino a lì ci arrivano tutti. Quello che invece perlomeno nella logica spirituale è importante portare la propria attenzione, è essere consapevoli dell'istante preciso in cui l'emozione superiore incomincia a sgretolarsi. Questo è un po' più complicato, perché bisogna essere arrivati al punto di conoscere la propria personalità, o come si direbbe più semplicemente, conoscere i propri polli, non si dice così, no? Conoscere i propri polli. Perché in realtà è uguale, eh? Questa frase secondo me spiega benissimo quello che succede, e cioè fino a quando noi non siamo in grado di osservare la personalità sgretola le emozioni superiori. Questo l'abbiamo visto, eh? L'abbiamo visto in una delle ultime lezioni, del perché la personalità ha la tendenza a sgretolare le emozioni superiori, ti ricordi sicuramente. Sì.
Sì, Scusa, dillo pure, cerca di sì. spiegarlo, Sì. cioè cerca di sgretolarle perché ha paura di morire in un certo senso e comunque la personalità è fatta da materiale oscuro, mentre le Benissimo. emozioni superiori da materiale luminoso, Sì. quindi la personalità ha paura di sgretolarsi, di ricevere troppa luce e questa paura la fa sì che la personalità eviti. Cerca di evitare più che può, la luce e la bellezza che incontra. Certamente così. Questa cosa si può percepire chiaramente, eh? Si può percepire la paura delle proprie forme pensiero, questa si può percepire chiaramente. Qual è il problema, Francesca, quando una forma pensiero, noi ne abbiamo 100, 1000 di forme pensiero attaccate, se pensate che ogni volta che proviamo, non so, ogni volta che un bambino cade e si sbuggia un ginocchio, crea una forma pensiero, quindi boh. È solo da bambini, ogni volta che un bambino viene sgridato crea una forma pensiero, ogni volta che un bambino ha un problema crea una forma pensiero, quindi, boh. Questo solo da bambini, poi ci abituiamo a creare queste forme pensiero, ne abbiamo centinaia, migliaia di queste forme pensiero. Infatti il lavoro della logica spirituale non consiste nel cercare di vederle tutte perché è un lavoraccio, ma consiste nel elevarsi al di sopra di tutto questo mondo e cercare di osservare come funziona. Conosco i miei polli. Però questi polli hanno la loro intelligenza, di cui ho parlato in passato. È estremamente interessante vedere, non ne parlerò oggi però, vedere che tipo di intelligenza hanno le nostre forme pensiero. E le forme pensiero sono degli aggregati, se ricordate, degli aggregati tra alcuni pensieri che noi abbiamo, uniti ad alcuni atteggiamenti emozionali, molto spesso inferiori. Si crea una forma pensiero quando c'è un'idea che si unisce a un'emozione, generalmente un'emozione inferiore. Queste cose si creano con materiale terrestre. Quando l'essere umano viene inondato di luce, le forme pensiero se ne vanno. Avete sicuramente sentito parlare dell'esorcismo. Che cos'è l'esorcismo? Esattamente questo. È qualcuno che crea un afflusso di luce all'interno della persona, in un modo o nell'altro, non entriamo in questo argomento, anche se questo è anche interessante. Però, insomma, l'esorcismo si conosce perlomeno dai film, no? Va dietro, va dietro. Cosa succede? Succede che c'è qualcuno che legge alcune parti, alcuni testi sacri particolari. E l'altro che si dimena dice no, 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 no. Che sembra un po' Andrea quando c'è la febbre, no, 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 adesso quando sentirà questa vi dirà di tutto, questo mi dirà di tutto. E quindi lì si vede bene come funziona. Le forme pensiero sono terrorizzate da questo. No? Gridano, uno grida. Quelli dei film è un po' romanzato, naturalmente, però ci sono degli elementi che corrispondono alla realtà. Nel Vangelo Gesù spesso libera degli indemoniati dalle forme pensiero parassite. E cosa fanno? Gridano, queste si agitano. Perché? Perché sanno che se abbandonano quel corpo, non sanno proprio dove andare. E vabbè, qui c'è un discorso lungo, ma non lo voglio fare. Però è interessante questa cosa. Cosa succede a una forma pensiero quando se ne va? Si sgretola, a meno che non vada in un altro corpo. Però vi tranquillizzo, quell'altro corpo, l'essere umano che è in quell'altro corpo, deve avere delle enormi risonanze con quel tipo di forma pensiero parassita, se no non arriva. Se voi siete in pace con voi stessi, nessuna forma pensiero parassita vi può toccare. Questo è un discorso pazzesco perché riguarda anche quelli che fanno le fatture. Non l'IVA, eh. Quelli che fanno le fatture, questo qua, datemi qualche pelo di sedere, portami un paio di mutande, e poi fanno una bambolina, ci mettono dentro uno spillone, l'altro. E tutte queste cose funzionano, sembra che sia fantascienza, ma funzionano. E l'unico sistema per essere liberi da questo tipo di influssi negativi è quello di non avere
ancora una volta nessun tipo di risonanza con questo mondo. Allora, cosa succede? Succede che qualcuno che ti manda una sfiga rimbalza. Che bello, no? Ti manda una sfiga, rimbalza perché non può entrare dentro di te e ritorna al Al mittente. mittente. Ritorna sempre al mittente. Quando mandate una sfiga, ritorna sempre al mittente. Prima o poi ritorna al mittente. E questo accade in tempo reale, però le persone non se ne accorgono, quindi cosa fanno? Fanno una sfiga a qualcuno perché gli vogliono male, non rendendosi conto che in quel preciso istante, nell'istante in cui mandano qualcosa, ricevono quella cosa, però poi quell'influsso si concretizza a livello del piano fisico nel giro di mesi, anni. Ricordate come funzionano? Allora, abbiamo detto che la rabbia fa male al fegato? Boh, bene. Però se io adesso mi arrabbio, non è che mi devono operare al fegato. Perché questo? Perché c'è uno spazio temporale tra questo impulso psicologico e la concretizzazione sul piano fisico. Allora, nonostante questa cosa avvenga in tempo reale, quindi chi vive in tempo reale percepisce il dolore subito, capito? Invece chi non vive in tempo reale dorme, vive in uno stato di addormentamento in cui le cose succedono ma non si rende conto. Per cui quando io ho uno stato di rabbia, specialmente nei confronti di qualcuno, in quel momento il mio organo viene riempito di tossine, le quali tossine non sono ancora in grado di creare un danno, un dolore fisico, ma stanno già agendo in quel preciso momento. Capito come funziona? Quindi un po' alla volta, il lavoro della logica spirituale, quante cose che ci sono, pazzesco, pazzesco. Il lavoro della logica spirituale è anche incominciare a percepire in tempo reale come funzioniamo al nostro interno. Però prima bisogna sapere le cose, quindi c'è tutta una parte della logica spirituale che è l'insegnamento, perché le persone, se no, come fanno a inventarsi? Ah sì, c'ho male al fegato, però in realtà questo dolore avrei potuto sentirlo 2 mesi fa. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire niente, eh? No? Vuol dire niente questa cosa qua. Perché diventa, perché è una cosa teorica che poi se una persona non riesce a percepirla, questa cosa non ha senso. Però è importante avere l'idea di come le cose funzionano. Poi un po' alla volta si entra in questo tipo di mondo, altrimenti è impossibile percepire il mondo in tempo reale. Prima bisogna sapere che questa cosa è reale, che esiste. Mi spiego? Cioè, caro Matteo, tu se vuoi puoi percepire ciò che ti accade dal punto di vista spirituale in tempo reale, mentre tu respiri puoi capire cosa sta succedendo. Che non sono le rotelle che girano, eh? E questo è un altro punto ancora. Allora, adesso capisco, ti ricordi la stampante? Stampante, cioè, schiacciare sul tasto, no? Ah, sì. Cioè, l'essere umano normale, quando gli si dice una cosa del genere, guarda che tu puoi percepire in tempo reale quello che accade, l'idea che ne hanno le persone di questa frase è completamente sbalenga. Perché le persone pensano, ah, posso percepire. Allora, dai, capiamoci bene. Cos'è percepire, per esempio, l'influsso spirituale in tempo reale? Respirate, respirate, una bella respirazione. A te piacciono queste. Sì, che bello, ogni tanto ci vuole, no? Bene, in questo momento, Francesca, tu stai ricevendo anche un contenuto spirituale. Bene. All'inizio è importante da sapere, poi chiaramente con affetto, con fiducia, ci si mette lì e si può sentire questa cosa e si vede che tu senti questa, si vede che tu percepisci questa cosa, è una cosa reale per te. Poi ci sono altri gradini in cui si comincia a leggere. Vedi? Un conto è la sensazione, per esempio, che tu hai, si legge, cioè, si legge, si vede. Questa sensazione che tu hai, che stai ricevendo qualcosa di importante, è fondamentale, perché è il primo gradino per entrare in quel mondo. Però se qualcuno ti chiedesse a cosa corrisponde da un punto di vista della praticità dell'esistenza questa tua respirazione, forse uno si mette lì, è giusto, no? Si mette a dire, ma Beh, non arrivano in tempo reale, però qualche barlume magari. sì, benissimo, qualche barlume, importante, fa parte di quei gradini, qualche barlume, ma sì, ma certo, eh. Anche per me parlo di barlumi, non è che adesso respiro e dico, ah, devo andare, Tutto il codice. però
il più grosso ostacolo a questo tipo di lavoro è l'idea che il comprendere questo messaggio qualitativo spirituale si possa tradurre a livello del mentale inferiore. Ecco, e qui casca l'asino. Per quello che le femmine sono più avvantaggiate in questo, perché in un certo senso si fidano di più rispetto ai maschi della realtà poetica, della realtà qualitativa, no? Le femmine si fidano di più, i maschi sono più rigidi, su questo non c'è niente da fare. Per cui quando io dico che la realtà poi è fatta da poesia, è fatta da arte, beh, la sensazione femminile è molto più intensa, è molto più profonda, perché il femminile sa che è così da qualche parte, anche se in Occidente le femmine, come si sa, sono state tutte sistemate per bene, cercando di spingere il mondo femminile a somigliare a un mondo maschile con tutti i suoi difetti, con tutta la sua pesantezza. Vabbè, ma questo l'abbiamo visto già tante volte. Va bene, allora, il fatto delle emozioni superiori che costruiscono i nostri aspetti più sottili, più profondi, è una ricerca che non si può fare con il mentale orizzontale, ma va fatto con l'analogia, il pensiero verticale. Oggi abbiamo parlato un po' anche di questo, che comunque è un aspetto fondamentale sia della quarta via, sia della logica spirituale. È un po' alla volta incominciare a rendersi conto in tempo reale di cosa succede. Allora, boh, beh, ritorniamo alla tua domanda. Quando tu dici come si fa a non sgretolare un'emozione superiore? Ecco, vedete tutto il discorso che abbiamo fatto adesso, che in diretta connessione con la domanda, e cioè un po' alla volta dobbiamo essere capaci di leggere in tempo sempre più reale dei barlumi, come hai detto tu, proprio dei barlumi, degli sprazzi, e lasciare questi sprazzi prendano il posto, perché è una forma di conoscenza superiore, è una forma di conoscenza cardiaca. Però la difficoltà è quella di ricordarsi sempre che l'intelligenza cardiaca non può essere supportata dall'intelligenza del mentale inferiore fino a un certo punto. E qual è questo punto? Cioè, c'è un certo punto entro il quale noi siamo ancora schiavi dei nostri pensieri. Perché? Perché ci identifichiamo con qualunque tipo di pensiero arrivi. Mettendo in atto un osservatore, a un certo punto c'è una specie di click, di salto. In cui finalmente, e quello è un giorno di festa, bisognerebbe proprio fare festa quel giorno, in cui finalmente si incomincia a intravedere la possibilità che il mondo della personalità può diventare il servo di un'altra visione del mondo. Fino a che non ci si sveglia, è il mentale inferiore, la personalità, diciamo così, a muovere le energie animiche. Poi con la ricerca interiore, da un certo punto in poi accade questo piccolo miracolo. Veramente bisogna fare festa. Cos'è questo? In cosa consiste questo miracolo? Finalmente un giorno ci si rende conto che questa roba che noi chiamiamo personalità può cambiare completamente il suo scopo e diventare uno strumento per la realizzazione, per la manifestazione della bellezza interiore, per la manifestazione dell'aspetto animico che ognuno di noi porta. È bello questo. E i ricercatori come voi che dedicano gran parte del proprio tempo a, come dei maniaci, dei piccoli maniaci, no? È così. Vi siete accorti di questo e effettivamente la vita cambia completamente dopo quel giorno. Però cosa succede? Il fatto di avere dei barlumi non ci consente ancora di cantare vittoria da un certo punto di vista. Perché? Perché la personalità conosce tutti i trucchi possibili e immaginabili. Ed è un compito anche della logica spirituale, un po' alla volta, cercare di chiarire nelle persone tutti questi trucchi che il mondo della personalità utilizza per falsificare la realtà. E la cosa estremamente interessante, io trovo bellissima questa cosa, è che i trucchi che utilizza la mia personalità, la nostra personalità, per imbrogliarci, sono gli stessi trucchi che
il sistema demenziale planetario. Che belli che hanno gli occhi. Hai capito? Ripeto che è divertente. Allora, quando si comincia a vedere quali sono i trucchi che la nostra personalità, perché la personalità ha un'intelligenza sua, che non è la nostra, è un'intelligenza sua. Il problema è che noi prendiamo l'intelligenza della personalità come se fosse la nostra, e questo è un disastro. Cioè ci identifichiamo con qualche cosa che non siamo noi, invece sono le nostre forme di pensiero che si organizzano per pensare delle cose. A un certo punto il risveglio è vedere che non sei tu, è uno shock. E non sei tu, dici, ma come? Fino a ieri ho pensato delle cose e non ero io. Ah, è importante questo. Bene, allora quando tu incominci a osservare la tua personalità, scopri tutti i trucchi che utilizza la personalità per fregarti, per le ragioni che hai spiegato tu. Ci siamo fino qua? Mm-hmm. Bene. La cosa stupefacente è che questi trucchi, quando li vedi, ti accorgi che sono gli stessi trucchi che il sistema demenziale planetario utilizza per rendere gli uomini deficienti. È geniale questa cosa. Ancora una volta vedi, conosci te stesso e conoscerai il mondo. Ecco che bello questo rapporto di crescita interiore. Vedi, però qual è il problema? Quindi sempre rispondo alla sua domanda, come si fa a non fare deteriorare queste emozioni superiori? Beh, fino a quando qualunque stupidaggine che arriva dalla personalità la prendi e ti identifichi, vedi, non c'è nessuna possibilità. Vuol dire che sei caduto in quel tranello. E se sei caduto in quel tranello sei manipolabile dentro e sei manipolabile fuori. Hai visto come funziona? Che bello, né? Che bello. E questo dovrebbe spingere le persone assolutamente a essere maniaci. Ecco, oggi forse la chicca è questa: invitiamo i nostri ascoltatori, diventate maniaci, non abbiate paura di questa parola, date tutti voi stessi in questa ricerca, perché c'è solo da guadagnare, niente da perdere, niente da perdere, perché tanto peggio di così non si può essere. Però io penso che il desiderio più grande, specialmente in questo periodo confuso, sia per tutti quanti voi quello di smettere di essere manipolati e manipolabili. Però non è che potete studiare questa cosa, potete imparare a non essere manipolati solamente se voi riuscite a vedere con una certa distanza tutto ciò che la vostra personalità combina, perché è materia oscura, come giustamente hai detto tu, ed è la stessa materia oscura, sono le stesse intelligenze oscure che cercano di rimbambire gli esseri umani in questo periodo, e ci stanno riuscendo, perché milioni di persone cadono sempre, sempre, sempre negli stessi meccanismi. È un mondo di addormentati, sta diventando un mondo di zombie, perché è in atto l'offensiva oscura per renderci tutti dei zombie, per poterci manipolare, per poterci usare come schiavi. Cioè, sembrano parole forti, eh? Diciamo, ah, ma chi vuoi che abbia interesse a rendere gli umani schiavi? C'è qualcuno che ce l'ha questo interesse. Sveglia, sveglia, sveglia. Bene, quando vedi bene questa cosa, però attenzione, perché tantissime persone cominciano a capire questo piano oscuro, perché è talmente evidente, cioè proprio come se qualcuno ci desse una sberla tutti i giorni. Ti alzi la mattina e questi oscuri hanno inventato un'altra cagata pazzesca, una stupidaggine pazzesca. Addirittura non fanno neanche più finta. I telegiornali ti propongono un filmato sulla guerra in Ucraina, spacciandolo per un filmato della guerra in Ucraina, quando invece molto spesso è un filmato di un videogioco o di anni prima. Cioè, allora, va bene. Ma per noi, vabbè, vediamo questa cosa, poi ci informiamo, diciamo, ah sì, guarda, questa qua con la faccia tutta coperta di cerotti, ah, è la stessa che 4 anni prima era uscita dalla casa che aveva preso fuoco per altre ragioni, però non per ragioni di guerresche. Boh. Oramai sono a livelli di demenza così spicciola proprio, come lo sai, di squallida, demenza squallida. Boh, va bene. Però tant'è che non si preoccupano neanche più di nascondersi più di tanto. Perché? Perché sanno comunque che qualunque cosa proposta attraverso la propaganda, ci sono sempre milioni di persone che bevono queste cose, incredibile, senza informarsi, senza niente. E tante volte ho parlato di cosa accadrà ai collaborazionisti, di cosa accadrà a tutte queste persone che dormono in seguito a questi influssi
oscuri, terrificanti, che comportano una spirale discendente. Vabbè, questo ne ho parlato tante volte, non è il caso oggi. Però noi cerchiamo di non essere manipolabili, questo è importante. Allora, la risposta alla tua domanda, Matteo, come si fa a fare in modo che l'emozione superiore non si sgretoli? Beh, all'inizio c'è solo l'osservazione, primo gradino, poi arriva un po' alla volta la non identificazione, o perlomeno l'osservazione dell'identificazione, cioè che uno la prende, però quando uno la prende non la può osservare, perché quando ti fai catturare dalla personalità, in quel momento è la personalità che pensa, non sei più tu, quindi non riesci, non puoi fare niente, devi solo aspettare che passi, riflettere e accorgerti che ancora una volta sei entrato negli stessi schemi di pensiero. Riconoscerli come non tuoi, questa è una conquista. Vederli per quello che sono e dire la prossima volta non mi fregate più. Cosa accadrà la prossima volta? Che ci cascherai ancora. Perché? Perché la personalità, gli aspetti, l'intelligenza, per certi aspetti, l'intelligenza dell'oscurità all'interno di noi non è in grado di fare delle cose sublimi, però è bravissima, l'intelligenza, la personalità è bravissima nella fregatura. Ecco, l'ombra è esperta in fregature, no? E lo diceva Gesù, l'aspetto principale delle forze oscure è la menzogna, la falsità. Okay. Però bisogna rendersi conto di questo. Allora, a forza di gradini, a un certo punto, cosa succede, Matteo? Che sei in un'emozione superiore e vedi arrivare in tempo reale la personalità che cerca di sgretolare questa emozione superiore. E quando la vedi, cosa fai? Ti scientifichi. Sorridi. È giusto quello che hai detto, ma vedi che c'è già un lavoro? Vedi? Ti disentipi, ma quella roba lì, no? Esatto. Vedi, hai detto giusto, però vedi che ancora, questo è ancora un gradino sopra il quale c'è il sorriso. Mi capite bene? Nella tua risposta, che è giusta, si vede che è un gradino ancora più in basso, perché hai bisogno di riflettere su quella cosa. Ma in realtà, quando la vedi e che in quel momento in cui la vedi non ti identifichi più, sorridi. E il sorriso è il segno dell'apertura di coscienza. Il sorriso, l'amorevolezza, la tenerezza con cui tu guardi l'esistenza. Per cui la tua personalità non scompare, è sempre lì, però quando arriva e tu la guardi con tenerezza e dici, boh, grazie, conosco i miei polli. Ecco, oggi l'incontro si chiamerà così. Io conosco i miei polli. Va bene, direi che per oggi più o meno ci siamo. Super, sì. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Ciao. Ciao. Ciao.